Quello che comincerò a fare adesso sarà una breve introduzione al discorso geoingegneria clandestina, volgarmente definita chemtrails o scie chimiche, per coloro che conoscono poco l'argomento, mentre so che molto certamente ci sono anche persone che partecipano a questa teleconferenza che sono già al corrente di quanto sta avvenendo nei nostri cieli e nei cieli della gran parte dei paesi del mondo sottoposti a modifica climatica. Che cos'è la geoingegneria clandestina? Significa sostanzialmente modificare il clima e il tempo attraverso la dispersione di particolari composti chimici, in gran parte metalli pesanti e polimeri, ma anche attraverso l'uso di microonde e nella fattispecie attraverso l'uso dei cosiddetti riscaldatori ionosferici, che funzionano con il modus operandi della stazione ARP situata a Gakona in Alaska. Ci tengo a precisare che i riscaldatori ionosferici sono almeno 20 nel mondo e quelli ufficiali chiaramente sono molti di meno, come è anche vero che molte persone pensano che l'unica stazione che incida sulla nostra atmosfera, riscaldandola e deformandola, sia la stazione di ARP, cosa che invece non è, perché ci sono diversi riscaldatori ionosferici gestiti non solo dagli Stati Uniti, ma anche dalla Comunità Europea, dalla Russia e dalla Cina, che eseguono lo stesso lavoro e le stesse sperimentazioni. ARP nasce, almeno io parlo della stazione più conosciuta, nasce principalmente come una stazione impiegata per lo studio accademico delle caratteristiche della ionosfera. Che cos'è la ionosfera? È uno strato che è molto alto nella nostra atmosfera, circa compreso tra 15.000 e 17.000 metri di quota, che ha delle caratteristiche particolari. È una zona della nostra atmosfera utile al trasferimento delle onde elettromagnetiche. È una zona della nostra atmosfera, appunto, elettroconduttiva. Questa ionosfera è stata usata fin dall'inizio delle sperimentazioni e delle trasmissioni radio proprio per far sì di poter trasmettere onde radio e quindi comunicazioni oltre la curvatura terrestre. Già Marconi, quando fece le prime sperimentazioni, usò la ionosfera e riuscì a comunicare con gli Stati Uniti partendo da una stazione in Italia, proprio sfruttando le caratteristiche peculiari della ionosfera. Ora, i militari, basandosi su brevetti di Nikola Tesla, che molti di voi conosceranno, e altri no, ma che comunque, tanto per fare un esempio, è l'inventore della corrente alternata, non avremmo la gestione della corrente che abbiamo adesso se non ci fosse stato Tesla. Tesla aveva studiato la ionosfera e aveva brevettato dei sistemi che sarebbero serviti per diversi tipi di applicazioni, e che poi sono diventati, una volta che gli Stati Uniti ne sono venuti in possesso, ma anche i russi, sono divenute armi esotiche, per così dire, armi esotiche, ovvero strumenti utili a far sì che la modificazione climatica attraverso la stimolazione degli strati della ionosfera tramite microonde divenisse un'arma. Chi possiede il clima possiede un'arma potentissima e quindi è in grado di gestire anche questioni politiche attraverso la minaccia, attraverso il controllo del clima, quindi potendo stimolare uragani, piogge torrenziali, alluvioni, ma anche siccità. Quindi periodi siccitosi come quelli che stiamo vivendo in questo periodo non sono per nulla casuali, tant'è vero che diversi scienziati come Nick Begich, ma anche
altri ricercatori negli Stati Uniti hanno evidenziato che la nostra corrente a getto polare che scorre sugli strati elevati dell'atmosfera è stata deviata per diverse settimane e questo ha provocato una situazione di aridità in molte zone degli Stati Uniti che hanno subito notevoli danni fino ad avere perdite del 70% della produzione agricola e in Europa dove da diverse settimane non scorrono perturbazioni importanti proprio perché la corrente a getto è stata deviata artificialmente e volutamente. Le correnti a getto non deviano il loro corso a meno che non incontrano delle situazioni che ne determinano il cambiamento delle sue principali correnti e flussi dinamici. Ne è un'arma quella dell'uso della deviazione delle correnti a getto che è stata utilizzata già sul finire degli anni 80 dai russi e che provocò una storica siccità negli Stati Uniti, soprattutto in California, è una siccità che molti che hanno vissuto in quell'epoca negli Stati Uniti ricordano e fu provocata proprio da sperimentazioni dei russi sulla ionosfera. Questi sono fatti, non sono teorie, si può andare a verificare. Comunque, questo è per quanto riguarda l'uso delle microonde, detto in parole molto semplici e così senza andare tanto nei dettagli perché abbiamo 2 ore di tempo, quindi cercherò di essere conciso. Per quanto riguarda invece la questione più generalmente conosciuta, le scie chimiche, nell'ambito della geoingegneria, queste hanno un'importanza fondamentale perché esse vengono sfruttate per creare degli strati elettroconduttivi artificiali che simulano le caratteristiche della nostra ionosfera. Quindi vengono stesi, vengono dispersi degli elementi igroscopici ed elettroconduttivi a diverse quote, principalmente attorno ai 1800-1600 metri di quota, attorno ai 6.000 metri di quota e attorno ai 9.000-12.000 metri di quota. Questi strati elettroconduttivi vengono sfruttati per trasmettere, come si diceva, onde EF, quindi onde a bassa frequenza, lungo tutto l'emisfero terrestre, sfruttando dei percorsi elettroconduttivi creati ad hoc, tramite la dispersione di metalli pesanti, quali in principal modo alluminio, sali di bario, manganese e poi per ora mi fermo qui, ci sono anche altri prodotti che vengono dispersi, ma ci arriverò dopo. Questi sono i metalli principali che vengono impiegati da diverso tempo e della cui dispersione fece denuncia anche il biologo Mark Purdey. Nel 2002-2003 ci sono anche dei documenti referati che certificano che questo biologo inglese aveva denunciato la dispersione di sali di bario in bassa atmosfera, quindi a quota cumulo, non più di 2000 metri di quota, da parte dei militari per la facilitazione delle trasmissioni radar e satellitari. E parlo del 2002-2003. Le cose sono andate molto avanti, i progetti di geoingegnerizzazione sono proseguiti e queste che all'inizio erano principalmente esigenze militari sono state sfruttate anche ad uso civile, laddove adesso vediamo una modifica climatica che nel caso specifico attualmente interessa diverse zone degli Stati Uniti e gran parte dell'Europa centrale e mediterranea, che vengono sottoposte a siccità artificiosa, onde danneggiare volutamente le coltivazioni agricole, naturali e incentivare le sementi OGM, che sono state già,
ad hoc brevettate utili a resistere a periodi siccitosi e anche utili a resistere ad eccessi di alluminio nel terreno. Qui mi riferisco agli OGM della Monsanto, ma ci sono anche altre aziende meno conosciute, come per esempio la BASF, che hanno investito milioni e milioni di euro nella geoingegneria per facilitare i loro progetti nefasti nella commercializzazione di sementi geneticamente modificate sterili, quindi che ogni anno il coltivatore deve comprare perché non producono semi, nell'ambito di una più vasta attività che interessa anche la speculazione di borsa. Poi ci sono anche altri interessi, ci sono gli interessi delle farmaceutiche, ci sono gli interessi di alcuni governi. Diciamo che quanto sta oggi avvenendo con la complicità colpevole di meteorologi civili e militari, disinformatori d'accatto, veri mercenari pagati per screditare il sottoscritto ed altri ricercatori e pagati per negare l'innegabile, tutto quello che sta avvenendo avviene con la perfetta complicità delle autorità governative. Vi faccio un esempio banale: già nel mese di marzo, in piena crisi idrica per la regione Toscana, un assessore, dopo un incontro con un rappresentante del governo israeliano, proponeva progetti di geoingegneria atti alla simulazione della pioggia proprio grazie alle tecnologie ben conosciute da parte degli israeliani, che sono in grado, attraverso l'inseminazione delle nubi, di produrre precipitazioni. In realtà il problema viene provocato proprio dalla inseminazione delle nubi, però a scopo igroscopico, cioè a scopo di eliminazione delle formazioni nuvolose e a scopo preventivo, onde evitare che le formazioni nuvolose possano generare pioggia. Dal problema c'è una reazione e poi i nostri governanti proporranno la soluzione, ovvero la geoingegneria, che adesso si spaccia per semplici progetti, che viene mostrata come sistema per risolvere i problemi dell'effetto serra da CO2. Anche questa è una balla colossale che è stato dimostrato essere tale da oltre 650 scienziati nel mondo. E anzi, l'effetto serra o i cosiddetti generici cambiamenti climatici sono una giustificazione, un alibi per l'aumento artificiale delle temperature dovuto proprio alla dispersione di questi elementi igroscopici ed elettroconduttivi e alla continua emissione di microonde, sia tramite le stazioni a terra sia tramite le stazioni satellitari, che con un aumento artificioso delle temperature e, come dimostrato da diversi scienziati, proprio la geoingegneria è causa della siccità. Questo è vero perché purtroppo la diffusione di elementi igroscopici, la parola stessa lo dice, non permette la formazione di nubi imbrifere, di formazioni imbrifere, per cui le piogge vengono costantemente inibite. Bisogna anche dire e constatare con grande disagio che purtroppo la geoingegneria in questi ultimi 3, 4, 5 anni è evoluta, per cui se prima, negli anni passati, parlo di 15-10 anni fa, le cosiddette scie chimiche venivano segnalate come quelle scie chimiche persistenti che si allargavano fino a oscurare il cielo, ora sono un fenomeno raro, ma non perché non vi siano i parametri e le condizioni affinché si formino determinati fenomeni, si generino determinati fenomeni, ma perché, già che è aumentata la consapevolezza da parte della popolazione e già che ci sono ricercatori indipendenti che si occupano di questo argomento e diffondono l'informazione, cosa che purtroppo non fanno i media di regime, queste operazioni si sono evolute, dicevo, permettendo di disperdere prodotti elettroconduttivi ed igroscopici non persistenti, spesso addirittura quasi non visibili, il che permette di avere un continuum di operazioni di
di aerosol clandestine nei nostri cieli notte e giorno senza che la popolazione se ne renda conto. Ma la prima dimostrazione che qualcosa non va è il fatto che, specialmente in quest'ultimo periodo di alta pressione e di elevate temperature, non abbiamo avuto il classico e naturale fenomeno dell'evapotraspirazione, il che avrebbe generato naturalmente delle nubi da bel tempo, cosiddette, dette anche cumuli, e il cielo la mattina è completamente sgombro e quasi vicino al bianco di colore. Questo dimostra che durante la notte, come è vero, verificato dalle osservazioni e dalle fotografie e dai filmati ripresi in notturno, è vero che le operazioni di aerosol, specialmente facenti uso di scie di tipo persistenti, si concentrano durante le ore notturne in modo tale da permettere operazioni di mantenimento molto dissimulate durante il giorno, cosicché le persone pensano, anche quelli che sono sensibili al problema, che le operazioni di aerosol si sono interrotte, cosa che non è assolutamente vera. Questa è anche indirettamente una prova del fatto che non siamo di fronte a quelle che vengono sempre spacciate per scie di condensazione, ovvero il fenomeno della cristallizzazione o della formazione di vapore d'acqua dopo l'emissione dei gas di scarico caldi dai motori che vanno a contatto con l'aria fredda. Non si tratta di condensazione, ma si tratta di vere e proprie sostanze chimiche che, per quanto riguarda quelle che vediamo noi, cioè quelle scie che possiamo avvistare noi e quegli aerei che possiamo vedere e distinguere bene nei dettagli, sono disperse da aerei militari in gran parte a bassa quota, laddove non esisterebbero mai e poi mai in nessun periodo dell'anno le condizioni opportune per la formazione di qualsivoglia tipo di scia, permanente, persistente o evanescente. Questo perché i valori relativi alla temperatura sarebbero comunque superiori allo zero. Per chi non lo sa, le scie di condensazione classiche, che comunque hanno una condizione di formazione alle nostre latitudini non superiore al 2,8%, si formano in determinate circostanze laddove corrispondano dei parametri fisici coincidenti. Ovvero, l'aereo deve sorvolare ad una quota non inferiore agli 8.000 metri, vi deve essere una temperatura inferiore ai 40 gradi sotto zero, vi devono essere parametri di umidità relativa vicini o superiori al 70%. È vero anche che la disinformazione, spesso gestita in questi anni dal CICAP, che è un comitato che dovrebbe occuparsi di paranormale, ma guarda caso si occupa di scie chimiche, e di 11 settembre, questo fenomeno della condensazione, i disinformatori o cosiddetti negazionisti, li hanno adeguati alle varie esigenze, cioè laddove noi abbiamo dimostrato che i parametri di umidità relativa non sono mai elevati alle alte quote, i disinformatori o negazionisti, come li vogliamo chiamare, hanno abbassato i parametri per la formazione delle scie di condensa e quindi li hanno adeguati alle esigenze loro, affermando negli anni più recenti che le scie di condensazione si possono fermare a quota livello mare e senza umidità relativa. Questo anche gioco forza appoggiati da ufficiali dell'aeronautica militare come il colonnello Costante De Simone, il quale afferma che l'acqua viene apportata dal motore, che anzi egli addirittura aggiunge che l'acqua viene additivata ai carburanti, cosa assolutamente non vera, non corrispondente al vero, e che quindi le scie di condensazione si possono formare anche se l'umidità è uguale a zero. Queste sono cose completamente false e comunque anche se non lo fossero, nel momento in cui noi abbiamo più volte, con metodi diversi, dimostrato che queste scie che noi osserviamo vengono disperse a quote cumulo, quindi a quote non superiori ai 2000 metri, non è possibile, anche se ci fossero valori elevatissimi di umidità e anche se i motori dei jet producessero volume elevatissimo di umidità relativa, non è possibile che si formino delle scie. Tanto per fare un esempio, in questi giorni lo zero termico si trova a circa 5.000 metri di quota, quindi sicuramente a 2.000 metri di quota,
siamo a temperature notevolmente superiori allo zero. E sfido chiunque a dimostrarmi che le scie di condensa si possano formare con valori superiori allo zero. Questo è quanto. Adesso prendo un po' di fiato e vedo che il documentario, l'estratto che abbiamo così montato dalla produzione di Spazio Indaco, che spiega per sommi capi ma in maniera molto efficace com'era la questione scie chimiche nel 2007-2008, io direi che possiamo anche mandarlo in onda e ci risentiamo tra un attimo. Grazie. Benvenuti a Spazio Indaco, il primo programma di inchieste giornalistiche che indaga e approfondisce le tematiche scomode. Il programma che va oltre il velo e vi racconta tutto quello che l'informazione tradizionale non dice. Oggi a Spazio Indaco parliamo di scie chimiche. Sempre più spesso i nostri cieli sono solcati da scie che si allargano progressivamente fino a formare una patina biancastra. C'è chi sostiene che queste scie non sono rilasciate da normale traffico aereo, ma da aerei, prevalentemente militari, che rilascerebbero intenzionalmente sopra le nostre teste sostanze tossiche. Secondo molti ricercatori in tutto il mondo, sono in atto da anni operazioni di aerosol su vasta scala, operazioni che rientrerebbero in progetti globali top secret dai risvolti inquietanti. Per capire che cosa sono le scie chimiche, dobbiamo prima definire cosa sono le normali scie di condensazione. Secondo l'EPA, US Environmental Protection Agency, o la FAA, Federal Aviation Administration, e la NASA, una scia di condensazione consiste di vapore acqueo immesso nell'atmosfera dagli scarichi caldi di un motore in quantità sufficiente da condensarsi momentaneamente in cristalli di ghiaccio o goccioline d'acqua a contatto con l'aria fredda ad alta quota. Un aereo rilascia una scia di condensazione solo se si verificano contemporaneamente queste tre condizioni. Vola a una quota superiore a 8.000 metri. L'umidità relativa è superiore o uguale al 70%, la temperatura è inferiore ai meno 40 gradi centigradi. Se non si verificano queste tre condizioni, non possono formarsi scie di condensazione. Una scia di condensazione dovrebbe essere quindi un fenomeno piuttosto raro, eppure i nostri cieli molto spesso sono velati, biancastri, striati. E basta guardare sopra le nostre teste per constatare che quelle che a prima vista potrebbero sembrare nubi, in realtà sono scie di aerei che si allargano. Aerei civili, militari o entrambi? Due ricercatori italiani, per rispondere a questa domanda, hanno acquistato un radar passivo, capace di captare il codice identificativo di tutti gli aerei commerciali, in grado cioè di dirci di che tipo di aereo si tratta, a che altezza vola e che rotta sta seguendo. Hanno scoperto qualcosa di molto interessante. Vediamo. Come vedete, questa è la schermata che presenta l'apparecchiatura hardware che abbiamo acquistato di recente, il radar AirNav, permette di rilevare la presenza di velivoli commerciali sul territorio italiano ma anche all'estero. Questa apparecchiatura funziona secondo un principio di ricezione del segnale sia via satellite sia direttamente da aereo. Quando questi velivoli passano sulla verticale o nelle vicinanze della nostra abitazione non vengono segnalati dal radar. Cosa che invece avviene normalmente con gli aerei commerciali, cioè gli aerei commerciali che entrano nell'area di copertura del radar passivo vengono segnalati, viene indicata la quota, la compagnia aerea e la rotta. Non accade questo invece per gli aerei che sono anche a vista d'occhio vicinissimi e bassi. Se questi aerei non rilasciano segnale, vuol dire che è intenzionale la cosa, non vogliono essere identificati. Quali sostanze rilasciano questi aerei non identificati? Alcuni ricercatori italiani hanno prelevato campioni di acqua e neve cadute subito dopo le erorazioni chimiche e li hanno fatte analizzare. Sentiamo che cosa hanno scoperto. Allora, la cosa interessante è che in Italia la società civile, una parte della società civile non è stata ferma e ha cominciato a raccogliere dei dati. Sono in particolare negli anni 2004, 2005, 2006 state effettuate delle analisi basate sulla raccolta di campioni in Sardegna, a Modena, in una zona vicino Modena, a Milano e a Torino. L'analisi difottometrica dell'acqua piovana raccolta in
provincia di Milano, ha rilevato, come si può vedere nel picco da colori, il picco più alto corrisponde appunto al quarzo, che notiamo è in quantità elevatissima, oltre l'80%. Gli altri picchi più bassi corrispondono ad altrettante sostanze. Si può individuare anche la presenza di ossido di titanio e di idrossido di bario. Il quarzo, che si trova ovviamente anche nel terreno allo stato libero, non può comunque essere contenuto nell'acqua piovana in concentrazioni così elevate, che raggiungono oltre l'80%. Quindi qualche cosa, in questo caso, è proprio letteralmente piovuto dal cielo. Il quarzo, se inalato, dà origine, anche con un'incubazione molto lenta, alla silicosi. In altri campioni esaminati abbiamo potuto trovare anche altri elementi assolutamente strani, insoliti, come il bario, l'alluminio, il titanio, il carbonato di calcio. Tutte le sostanze da noi trovate sono comuni in tutto il mondo, sia in Canada che in altre parti d'Europa, e i componenti killer, chiamiamoli così, sono sempre quelli: alluminio, bario, quarzo, titanio e sale di calcio. Molto pericolosi sono, tra quelli che ho citati, il bario e l'alluminio. L'alluminio è un metallo pesante che influisce sul sistema nervoso e che provoca a lungo andare la malattia così conosciuta con il nome di morbo di Alzheimer. Nel gennaio 2002 Bush e l'allora presidente del Consiglio Berlusconi hanno firmato un accordo dal titolo Cooperazione Italia-USA su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici. L'obiettivo ufficiale è quello di finanziare progetti di ricerca nel campo delle energie alternative. In realtà nelle linee guida si parla di esperimenti di manipolazione degli ecosistemi terrestri che permettano di esporre la vegetazione a condizioni ambientali simili a quelle attese in scenari di cambiamento globale. Si parla di verifiche in campo di ipotesi sviluppate nell'ambito di esperimenti di laboratorio e si programma lo studio dell'interazione tra aerosol e nubi. Il documento spiega come si intenda sperimentare le condizioni di temperatura, precipitazioni e concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera alle quali andremo incontro nei prossimi 100 anni per verificarne subito gli effetti sull'ecosistema e sulla vegetazione. Aeronautica ed ENAV tengono sotto controllo i cieli italiani 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, con una copertura radar totale. I controllori civili lavorano fianco a fianco con quelli militari. Per questo motivo la procedura d'allarme è così rapida. Quindi, secondo la TV pubblica, possiamo dormire sonni tranquilli, perché l'ENAV veglia su di noi. Ma è davvero così? Oppure gli aerei della NATO possono fare quello che vogliono sopra le nostre teste? Nel 2003 il SULTA, sindacato dei lavoratori del trasporto aereo, denunciava in diversi aeroporti italiani la sosta e il passaggio di numerosi aerei militari, molti dei quali privi di livrea di riconoscimento o totalmente colorati di bianco. Denunciava inoltre che tali soste erano avvenute senza che ne fosse informato il Parlamento italiano. Nell'esposto si chiedeva l'intervento delle autorità sanitarie, poiché a Napoli, nell'aeroporto di Capodichino, erano stati riscontrati alti livelli di radioattività, in coincidenza con la sosta di questi aerei. Noi vorremmo sapere come mai degli aerei della NATO ci sorvolano sopra la testa rilasciandoci scie chimiche con metalli pesanti e bario? È un problema ancora più complesso. I nostri spazi, sì. Ma non solo i nostri spazi, i nostri siti marini e terrestri, ancora oggi sono occupati, Soros sta facendo una grande battaglia, sono occupate da realtà militari non italiane. Noi in Italia non sappiamo neanche se e quante bombe atomiche abbiamo. A voi il compito di cercare la risposta definitiva. Molti di voi magari questo documentario lo avranno già visto, però è utile magari rinnovare alla memoria quanto si è potuto verificare in questi anni. Riguardo al discorso delle analisi in quota, che casualmente proprio la disinformazione propone, nonostante sia una proposta indecente, e vi spiego perché, posso dire che non è estremamente necessaria,
anche se potrebbe che fare, ma non darebbe risultati anche diversi da quelli che ha già dato. È solo una questione di cercare di allontanare il più possibile da parte dei negazionisti la prova che i nostri terreni, come già Purdey nel 2003, sono contaminati dalle sostanze di ricaduta. Newton ci ha insegnato con la sua formula della gravità che qualsiasi cosa viene lanciata tende a ricadere al suolo. Quindi questo nanoparticolato che viene diffuso in special modo a bassa quota nelle ore diurne e notturne tende nell'arco delle 36-48 ore a ricadere al suolo, e in effetti l'abbiamo dimostrato anche con alcuni video che abbiamo messo a suo tempo a disposizione sul web. Queste sostanze di ricaduta sono anche ben visibili attraverso non solo la questione dell'olfatto, ma anche visibilmente attraverso una fitta nebbia, che è quella che impedisce una visibilità perfetta in condizioni anche di zone non inquinate da attività umane. V'è sempre questa classica nebbia grigia che oscura le colline e che in realtà è un pulviscolo di ricaduta che lo stesso Clifford Carnicom, ricercatore e ingegnere statunitense sulla questione scie chimiche, è stato uno dei primi ad occuparsene, ha dimostrato essere questa nebbia di ricaduta in stretta correlazione con le malattie respiratorie. Non è un caso se i decessi per crisi respiratorie in questi ultimi 3 anni sono balzati dalla ottavo posto al terzo posto per incidenza di mortalità. Quindi per asfissia dovuta a questo nanoparticolato si può anche morire. Si chiama bronchiolite costrittiva ed è una patologia che ha attaccato in primis i reduci delle guerre in Iraq e in Afghanistan. Sapete, questa esportazione di democrazia che facciamo attraverso le armi. Poi ha una ricaduta anche sul personale militare, che ritorna o con i piedi davanti o comunque necessitante di cure ospedaliere. La bronchiolite costrittiva è una nuova patologia che interessa in principal modo i militari, ma adesso anche i civili, ed è dovuta all'inalazione di nanoparticolato. Questo nanoparticolato crea una, ve lo dico così non da medico, ma chiaramente riportando quelle che sono le cronache mediche, provoca una infiammazione dei bronchi con una costrizione dei bronchi stessi. Laddove non c'è infiammazione da batteri o da virus, i bronchi si restringono fino ad impedire la respirazione nel soggetto, il quale muore semplicemente per asfissia. E questo succede sempre di più con gli anziani, con le persone malate, e quindi non solo con i militari che tornano dal fronte. E queste malattie sono strettamente collegate al particolato di ricaduta. Quindi anche se le analisi vengono elaborate, vengono fatte per quanto riguarda il terreno, l'acqua potabile, l'acqua piovana, l'analisi delle piante, sono tutte analisi validissime, perché non c'è scienziato onesto che possa dire il contrario. La stessa dottoressa Gatti, che si è occupata di nanoparticelle metalliche da armi all'uranio impoverito, ha alla fine scoperto che i linfomi che colpiscono i militari reduci già dalle guerre nei Balcani fino alle ultime in Afghanistan e Iraq non sono dovute alle radiazioni da uranio impoverito, ma sono dovute al nanoparticolato. Ed ella stessa dice: abbiamo svolto dei campionamenti nelle aree circostanti ai poligoni e abbiamo rilevato la presenza di nanoparticolato di vari metalli, che è la causa dei linfomi che colpiscono i nostri militari e anche militari stranieri. È la Gatti che lo dice, un'esperta in nanopatologie, anche se poi a contraddirla è il marito, che dice:
No, io alle scie chimiche non ci credo fino a quando non mi fanno delle analisi in quota. È un modo per allontanare il problema, perché eseguire delle analisi in quota significa dotarsi di un velivolo attrezzato e di apparecchiature di prelievo in quota. Non è che si può andare con la retina per raccogliere farfalle. Necessitano autorizzazioni durante un'azione militare, quindi se una zona viene irrorata in quelle ore, penso sia difficile ottenere delle autorizzazioni a volare nelle stesse aree, già che vediamo che ci sono dei dispacci che vietano addirittura di occupare quelle stesse aree agli aerei di linea che devono deviare. Questi dispacci noi li abbiamo, abbiamo i PDF originali che sono stati anche diffusi online. Quindi la questione delle analisi in quota è speciosa, è strumentale. E non a caso, e questo è per dichiarazioni di una magistrata che è stata messa fuori gioco diversi anni fa e alla quale sono stati uccisi anche i genitori in un incidente stradale dalle circostanze molto sospette, è questa stessa dottoressa magistrato che dice: attenzione, la disinformazione, i negazionisti parlano di analisi in quota e dicono che Marciano le analisi in quota non le vuole fare perché sennò scoprirebbe che non c'è niente in cielo, ma lo dicono solamente nel momento in cui nel 2007, quando Marciano stava organizzando le analisi in quota, la cosa venne resa pubblica, divenne appunto di dominio pubblico e non si potette fare più niente perché si tirarono indietro i vari tecnici e piloti che si erano resi disponibili per questa operazione. Quindi questo è anche un altro punto che bisognava chiarire e che forse non è stato mai da parte mia chiarito in voce, ma forse solamente nei commenti su uno blog che l'hanno letto. Questa è una questione rilevante che le persone devono conoscere. Come anche si deve sapere, ripeto che purtroppo le operazioni di aerosol stanno continuando e hanno precedenti importanti. Noi ricordiamo le alluvioni nelle Cinque Terre e come anche a Roma, che sono estremamente sospette per quanto riguarda il periodo politico in cui si sono prodotte. Sono sospette anche per le analisi satellitari che sono state fatte in quelle ore e che hanno potuto dimostrare la presenza di manipolazione climatica. Ed è anche vero che la nascita del nostro blog meteo nel settembre del 2011 non solo ha rappresentato una svolta per quanto riguarda l'informazione nell'ambito della geoingegneria clandestina, ma ha rappresentato anche un grosso ostacolo per le istituzioni, in quanto noi poi, un mese e mezzo dopo, eravamo stati in grado, con un anticipo di 4 giorni, di prevedere le alluvioni nel Ponente Ligure e anche non solo a Genova, ma anche nelle Cinque Terre, ripeto, con 4 giorni di anticipo, laddove sia la Protezione Civile sia i meteo di regime, i meteo gestiti dall'Aeronautica Militare e le veline dei loro camerieri meteorologi civili arrivisti, nessuno aveva previsto niente del genere. Tant'è vero che ci sono scappati dei morti e i danni in milioni di euro sono stati notevoli. Perché si era generata un'alluvione nel Levante Ligure? Noi lo avevamo previsto elaborando quanto stava avvenendo nel Ponente Ligure, laddove il Ponente Ligure è una zona di particolare interesse militare, e questo non lo dico io, ma lo si vede dai dispacci militari che vengono periodicamente inviati per quanto riguarda il controllo volo civile, laddove vengono impediti i voli in questa zona. È vero, è assolutamente vero, certificato e dimostrato più volte che le precipitazioni piovose in questa zona sono un disastro per i militari, i quali evitano in tutti i modi che avvengano precipitazioni importanti e durevoli nella zona del Ponente Ligure. Questo basandosi anche sull'esperienza, esempio Chernobyl 1987, pioggia radioattiva. Su Mosca rischiava di piovere pioggia radioattiva. I governanti dell'Unione Sovietica decisero di far piovere in Ucraina,
testimoni dichiarano di aver visto aerei che sciavano in mezzo alle nubi e che poi, dopo questo passaggio di una flotta di aerei che rilasciavano lunghe e persistenti scie in mezzo alle nubi imbrifere, successe finimondo, cioè cominciò a piovere sull'Ucraina. Peccato che sull'Ucraina piove pioggia radioattiva senza che la popolazione venisse avvertita e facesse di tutto per non bagnarsi con questa pioggia radioattiva. Non lo dico io, ma c'è un servizio della televisione svizzera che ha raccontato con tanto di testimoni diretti, compresi i piloti che rilasciarono queste sostanze chimiche. Quindi, per tornare al discorso di Genova e delle Cinque Terre, noi possiamo dire con assoluta certezza che laddove le precipitazioni sono impedite, nelle zone limitrofe c'è il forte rischio che si provochino delle forti precipitazioni che possono avere rilevanza da un punto di vista alluvionale. Quelle che ultimamente vengono definite bombe d'acqua sono fenomeni sempre più frequenti proprio perché il clima e il tempo vengono manipolati 24 ore su 24. Qualsiasi situazione meteorologica viene tenuta costantemente sotto controllo tramite i satelliti e gli aerei, i velivoli preposti alle attività di aerosol clandestine, in gran parte destinate a evitare le precipitazioni piovose, vengono gestiti direttamente da un controllo centralizzato che permette l'intervento nell'arco di pochi minuti di questi velivoli che, tengo a precisarlo, in gran parte sono privi di pilota, ma sono gestiti, ripeto, da satellite e il loro tragitto è programmato a tavolino. D'altronde la tecnologia dei droni è evoluta fin dagli anni 70 e oggi è estremamente perfezionata ed affidabile. L'Italia, guarda caso, nelle ultime settimane ha acquistato altri 8 droni, non si sa per quale utilizzo, come è anche vero che ha acquistato altri tankers per il rifornimento in volo, dicono. Però appunto questi milioni di euro vengono spesi evidentemente per motivazioni a noi difficili conoscere, ma che sicuramente possiamo intuire. Abbiamo detto alluvione nelle Cinque Terre a Genova provocata da attività di aerosol igroscopiche nel ponente. In quel periodo ricordiamoci che anche a Nizza, laddove c'era la riunione dei G20, c'era il rischio di pioggia e quindi in quei giorni fu impedita, e proprio per questo noi prevedemmo che si sarebbe potuta verificare un'alluvione nel Levante, cosa che poi avvenne. Da quel momento in poi diciamo che il nostro lavoro è diventato ancora più pericoloso per noi, ma pericoloso anche per quelli che costantemente cercano di ridicolizzare la questione, reinserendola in un discorso di paranoie e di persone che vogliono preoccupare inutilmente la gente con scopo di arricchimento personale, e in tal caso quelle persone sei io, e quindi è veramente ridicolo. Però è anche vero che è stata imbastita, ma poi ne parlerò, una questione che implica l'uso della magistratura per poter chiudere i nostri siti, guarda caso, con la scusa di un'accusa chiaramente basata sul nulla, e lo vedremo. Tornando al discorso della manipolazione climatica, quest'inverno a febbraio molti di voi ricorderanno che vi è stata una settimana di freddo glaciale, temperature bassissime, nevicate copiose che hanno bloccato molti centri cittadini e molti paesi che sono rimasti isolati per giorni, e all'epoca noi abbiamo anche potuto dimostrare, guardate questi che aerei, centri meteo, è del tutto normale che essi non rilascino alcuna traccia visibile al loro passaggio, nessuna scia di condensazione. Questi sono filmati di soli pochi anni or sono. Parlavano di una corrente che arrivava dalla Russia, il famoso vento Buran, che è stato così, adesso ormai i centri meteo danno il nome a qualsiasi fenomeno meteorologico, quindi abbiamo delle
contro, ciclone, esse sono un fenomeno molto raro, non sono in quanto affinché esse si possano formare, ripeto, si deve verificare un mix di parametri fisico-atmosferici idonei, cioè alle microonde e quindi ai riscaldatori ionosferici. Beh, è stata però evidente la menzogna propalata dai media e dai centri di meteo deve nazionali quest'inverno, quando si è parlato di un metri, inverno vi deve essere una temperatura inferiore ai 40 gradi dalla Russia, ovvero dall'est Europa. Noi abbiamo potuto dimostrare attraverso la scansione delle mappe satellitari che mostrano i flussi dalla corrente a getto polare, abbiamo potuto verificare che questa corrente polare freddissima, glaciale, non arrivava dall'est europeo ma arrivava dall'Islanda, in quanto che, al contrario di come era stato negli anni passati, il getto era stata deviata verso l'alto e poi precipitava in verticale e puntando poi sull'Italia ha generato quei fenomeni di grande freddo e nevicate anomale. Quindi anche in quel contesto possiamo disporre questo periodo di grande freddo in una condizione politica particolare, laddove c'era uno sciopero ad oltranza dei camionisti che avevano già cominciato a bloccare la Sicilia, che protestavano per i prezzi elevati del gasolio. Immaginiamoci oggi come potrebbero protestare, visto che il gasolio è ancora arrivato a prezzi più elevati. Però le proteste finirono nel momento in cui l'Italia fu messa KO da una improvvida ed imprevista nevicata che interessò mezzo stivale. Guarda caso, anche in questa occasione il clima è stato usato come arma politica. Corre necessario ricordare che la prima battuta che fece il presidente Monti, che ricordo non è stato eletto da nessuno, ma che è un emissario della Banca Centrale Europea, il giorno in cui venne incaricato dal presidente napoletano in una giornata di sole, esclamò: "Avete visto che bella giornata oggi?" E non è un caso se Berlusconi fu, diciamo, obbligato ad andarsene via dopo la bellezza di tre nubifragi e tre alluvioni con vittime. Diciamo che anche in questo caso non sembra assolutamente casuale usare le armi climatiche per scopi politici anche locali. È anche vero che l'eliminazione di Berlusconi, per quanto sia antipatico a tutti, compreso il sottoscritto, era necessaria in quanto che per eseguire i progetti draconiani che stanno, diciamo, sono mandati avanti dal governo Monti e lo saranno ancora per un bel po', necessitava un nuovo personaggio più deciso e meno impastato in problemi legali di vario genere. Cosa dire? Diciamo che ultimamente siamo in una condizione che sembra essere senza uscita, proprio perché purtroppo i media non informano su questa questione e se le operazioni di aerosol e il controllo del clima continueranno, i danni all'agricoltura saranno sicuramente ancora maggiori di adesso. V'è da dire che noi già da diverso tempo abbiamo contattato le varie associazioni, le quali hanno amorevolmente nicchiato e quindi continuano a lamentarsi pubblicamente, ma non denunciano la geoingegneria clandestina, che è palese davanti agli occhi di tutti. E quindi chiaramente i piccoli agricoltori, quelli che veramente chinano la schiena sulla zappa, saranno coloro che ci rimetteranno di più, e mentre le associazioni che dovrebbero tutelarli continuano a mentire. Stessa cosa vale per Greenpeace, stessa cosa vale per i Verdi, stessa cosa vale per tutti i politici che a suo tempo sono stati contattati uno per uno e nessuno di questi ha risposto. Attenzione, nemmeno quelli che hanno fatto negli anni passati, presentato le interrogazioni parlamentari, ben 14 sulle scie chimiche. Quindi è palese che vi è una quiescenza, una collaborazione da parte di vari soggetti politici e vari ricercatori. Un esempio banale: se un cittadino
segnala il problema alla propria ARPA, l'ARPA presenta un documento scopiazzato dalle dichiarazioni del CICAP o da Wikipedia, ovvero si tratta solo di CIE di condensazione, non preoccupatevi, noi non ci preoccupiamo di queste cose perché sono favole. Va bene, sono favole. Allora, come mai diversi scienziati nel mondo si occupano di questi argomenti e come mai diversi ricercatori denunciano da anni questo dramma annunciato? Parlo per esempio della agronoma e ricercatrice Rosalie Bertel, parlo dell'esperto di ARP Nick Begic, parlo di Clifford Carnicom, parlo del dottor Thomas Spencer. Non è un caso se un suo omonimo nella comunità europea agli inizi degli anni 2000, quando era intenzionato a aprire un'inchiesta su ARP, non ricevette risposte convincenti dagli Stati Uniti, che per diversi mesi nicchiarono e fecero di tutto per non partecipare a queste riunioni allargate della comunità europea per sapere di più sulla manipolazione climatica attraverso la stazione ARP, che all'epoca era ancora in fase di costruzione. Questo parlamentare europeo fu cancellato dalla faccia della terra, o perlomeno dalla faccia della politica, perché un bel giorno ad un controllo aeroportuale, persona sposata e con prole, fu trovato con delle riviste pornografiche gay e con alcuni grammi di cocaina in una borsa. La sua carriera terminò e con esso, con egli, con questa persona, con questo politico, terminò anche l'inchiesta sulla stazione Agacona in Alaska. Qui mi allaccio necessariamente a quanto sta avvenendo adesso. Io il 5 ottobre dovrò subire un processo per diffamazione schi nei confronti di un soggetto che è parte di un altro soggetto che molti di voi conosceranno, che si chiama WASP, si fa chiamare WASP, ma si fa chiamare anche Mario Lipuma, si fa chiamare Giuseppe Cirone e al secolo Angelo Nigrelli, il quale continua tuttora a diffamarmi sul suo blog, sui forum e in altri canali di discussione, pienamente impunito, mentre le nostre denunce, non solo nei suoi confronti ma anche nei confronti di altri disinformatori in questi anni, sono cadute assolutamente nel nulla. Quindi la magistratura cosa fa? Protegge i propri mercenari, i mercenari dello Stato che sono prezzolati per agire sulla rete in modo tale da screditare e diffamare il sottoscritto ed altri ricercatori, e nel contempo ribalta completamente la frittata laddove persona diffamata, calunniata, dileggiata, ostracizzata, minacciata, che ha subito stalking per anni, finisce sotto processo e la persona offesa è una delle persone che hanno agito con queste tecniche in questi anni. Quindi posso dire con assoluta sicumera che questo è un momento difficile per quanto riguarda la democrazia, per quanto riguarda la mia personale possibilità di continuare a diffondere informazioni in questo ambito, per quanto riguarda la possibilità di poter mantenere aperti i siti che sono stati, dei quali ne è stata richiesta la chiusura, sia essi che tutti i siti collegati che partecipano in qualche modo all'attività di informazione sulle scie chimiche e che quindi riproducono i nostri articoli. E un esempio vale per tutti: il mio carissimo amico Davide Gramiccioli, giornalista valente, e aveva una trasmissione di successo che si occupava, guarda caso, di pedofilia e di scie chimiche, la trasmissione Overture su Radio IS, è stato cancellato anche lui, cioè la trasmissione è stata cancellata e lui, con un preavviso inesistente, è rimasto senza la possibilità, almeno per questa stagione, di poter trasmettere, di poter invitare personaggi scomodi, di poter parlare, che ne so, con il giudice Ferraro, anch'egli sottoposto a TSO, un tentativo di trattamento sanitario obbligatorio, e sospeso dalla sua funzione di magistrato perché aveva denunciato
collusioni tra i militari e il satanismo e la pedofilia, mentre in questo periodo alcuni eleganti disinformatori, compresi il nostro famosissimo Nigrelli, spargono in giro la voce che il sottoscritto sia pedofilo oltre che pederasta. Ecco, questi sono i livelli della disinformazione. Quindi io sto dicendo delle cavolate, sto dicendo delle cose che non stanno né in cielo né in terra, allora come mai tutto questo darsi da fare da parte di personaggi a cottimo, dei veri e propri mercenari che operano sulla rete 24 ore su 24? Non ci credete, vi faccio vedere i log delle visite, vi faccio vedere la decina di messaggi che ricevo quotidianamente da questi personaggi, centinaia a settimana, e come mai ci si mette anche la magistratura che insabbia le mie denunce mentre nel contempo fa andare avanti i processi a mio carico con la richiesta di chiusura dei siti? Come mai io vengo attaccato e vengo accusato di diffamazione stalking quando invece ho semplicemente detto che una determinata persona era mediocre? Mediocre è una diffamazione? Se io dico che una persona mi sta diffamando, è diffamazione? Ecco, questa è la magistratura oggi, quella magistratura che esautora il giudice Ferraro dalle sue funzioni e ne chiede un trattamento sanitario obbligatorio, in quanto questo giudice denuncia la geoingegneria clandestina, denuncia la pedofilia nell'ambito di frange militari, denuncia il satanismo collegato per esempio al delitto di Melania Rea. Come mai la trasmissione del nostro amico Gramiccioli viene chiusa, viene terminata? Perché tutte queste voci libere? Un altro esempio, Maurizio De Collanz nel 2007 fino al 2009 e anche negli anni precedenti conduceva un'ottima trasmissione su Odeon TV che si chiamava Rebus, questioni di conoscenza, trasmissione nella quale sono stato ospite diverse volte. Anche costui ha subito dei consigli e anche lui ha subito la soppressione della trasmissione. Cosa ne è stato della trasmissione, per esempio, che era nata con buoni propositi, gestita dal presentatore Razdegan, che poi è diventata invece una pagliacciata negli anni successivi? Io questa la chiamo splendorizzazione, che dipende così, è un modo un po' così buffo nel descrivere la piega cicappiana che prendono alcune trasmissioni come Voyager, come Mistero, mentre laddove alcune trasmissioni non possono essere splendorizzate, non possono essere rese innocue e anzi non possono essere rese strumento di disinformazione ufficiale, queste vengono chiuse. E allora è vero che dobbiamo parlare di geoingegneria clandestina, è vero che dobbiamo discutere di questo fenomeno, è vero che dobbiamo cercare di capire come tutelarci, almeno per quanto riguarda la salute, dalla dispersione di metalli neurotossici e cancerogeni, ma è anche vero che questi sono gli ultimi tempi nei quali noi, ogni singolo cittadino, dobbiamo fare qualcosa. Mi è partito il microfono probabilmente. Ecco, noi singoli cittadini dobbiamo fare qualche cosa attivamente, non solo cliccando mi piace su una fotografia, ma darsi da fare in maniera operativa anche fuori dalla rete, perché gli unici, i pochi personaggi, faccio un esempio, Corrado Penna, poi ci sono io, c'è mio fratello Antonio, ci sono altri pochi ricercatori che lavorano in questo ambito, Giorgio Pattera, biologo, il quale ha subito diverse vessazioni sul lavoro e quindi finché non è andato in pensione non ha potuto più svolgere come si deve le sue ricerche, perché aveva osato occuparsi di argomenti tabù. Ripeto, torno un attimo al discorso delle ARPA. Le ARPA negano il fenomeno, per quanto il fenomeno non sia negabile. Quindi le ARPA sanno, ma negano e quindi mentono. I meteorologi sanno, ma negano e quindi mentono. Queste persone cooperano, sono colpevoli di reato di favoreggiamento, quindi se un domani fosse tra 50 anni, quando io magari sarò già morto oppure finito in gattabuia, queste persone prima o poi dovranno pagare per i loro delitti, perché ve lo ricordo, anche Mussolini ha fatto una brutta fine, anche Hitler ha fatto una brutta fine,
Quindi le dittature, anche quelle striscianti, laddove sembra che siano democrazie ma non lo sono, alla fine i nodi al pettine arrivano, quindi prima o poi le persone che adesso collaborano sia a livello di disinformazione sulla rete sia attraverso i canali ufficiali mentendo sono colpevoli di favoreggiamento e prima o poi dovranno pagare per questi reati, perché sono reati sulla salute pubblica, nei confronti della salute pubblica, reati nei confronti dei biosistemi che stanno veramente sottoposti a danneggiamenti gravissimi. Vedete sullo sfondo un cielo come era nel 1994 e invece potete osservare ora come sono conciati i nostri cieli. E quindi, ecco, guardate qui per esempio c'è un cielo del 2007, due anni dopo che le attività di aerosol clandestine erano iniziate sopra Sanremo, la stessa inquadratura presenta un cielo completamente diverso rispetto a quello che era naturalmente. Quando i centri meteo dicono domani soleggiato, bel tempo, cielo sereno ma senza nubi e senza precipitazioni, senza nubi di rilievo, al più qualche velatura di passaggio, questi centri meteo stanno raccontando che tra due giorni passeranno gli aerei a produrre delle velature. Vi stanno anche dicendo che un cielo sereno deve essere sgombro di nubi, ma non è vero, perché le nubi da bel tempo, specialmente quando c'è molto caldo, vengono a formarsi nelle giornate di alta pressione. I cumuli si formano anche sopra i deserti. Come fanno a non formarsi da noi, sul nostro territorio, che è circondato dal mare? Certamente queste nubi vengono sciolte, vengono dissolte, ne viene impedita la formazione durante le ore notturne. Vi stanno fregando, perché la maggior parte delle operazioni di aerosol clandestine con l'uso di scie persistenti si verificano durante le ore notturne, a bassa ad alta quota. Mentre il resto della giornata, non essendovi la possibilità di formazione di nubi in quanto l'umidità è stata abbattuta e il particolato elettroconduttivo è talmente denso da impregnare la nostra atmosfera, nubi non se ne formeranno mai, ma non è una condizione naturale. Quindi i meteorologi vi stanno prendendo per i fondelli. Allora, cosa significa questo? Significa che, come fanno tanti nostri amici collaboratori, quando c'è una persona che mente bisogna incalzarla. Se c'è un ente che sta mentendo, un ente preposto, gente che prende lo stipendio con le nostre tasse, queste persone mentono, benissimo, allora io scrivo carta e penna oppure uso il sistema della mail elettronica e scrivo a queste persone e le incalzo, perché queste persone devono sapere che la gente è stanca di menzogne e non vuole più saperne di essere ingannata in questo modo. È anche vero che noi poco possiamo fare, perché le istituzioni sono le principali artefici a 19 milioni di euro al giorno di spese solo per le irrorazioni in Italia, artefici di queste operazioni, insieme ai militari ovviamente. Ma è anche vero che noi cittadini possiamo protestare, possiamo usare il volantinaggio, possiamo usare carta e penna, come dicevo, possiamo scrivere ai vari personaggi, tipo, che ne so, Giuliacci, che fa il suo bel sito meteo gestito da rivisti, i quali bloccano quegli utenti che provano a chiedere ma come mai non parli di quello che sta succedendo e racconti solo delle storielle. Questi personaggi sono consapevoli, ma mentono e usano la loro popolarità per ingannare ancora più facilmente la popolazione. Intanto le immagini il nostro carissimo Claudio le sta facendo cortesemente scorrere, quindi vediamo come si verifica in talune condizioni il fenomeno della condensazione, vediamo che in talune circostanze i valori di umidità relativa non sono sufficienti per la formazione di scie di condensazione. Ma comunque io direi che oramai, giunti a questo livello, con una decina di anni di irrorazioni che interessano questo paese, non sia più necessario spiegare perché sono scie chimiche e perché non sono scie di condensazione. Ormai bisogna superare questo livello di impantanamento.
abbiamo constatato che il nostro paese, come altri, è sottoposto a manipolazione climatica. Allora dobbiamo fare di tutto, anche con la partecipazione attiva di ognuno di noi, per cercare di impedire che questi continuino. Giustamente il regista, aiutami Tony, Michael Murphy, che ha registrato, ha prodotto una seconda tranche del suo film, che all'inizio si intitolava Che cosa stanno spruzzando nei nostri cieli, adesso è tradotto più o meno così: perché stanno spruzzando nei nostri cieli, e alla fine del video egli risponde: perché noi glielo stiamo permettendo. Ha ragione Murphy, noi glielo stiamo permettendo, noi con il nostro silenzio acquiescente, con il nostro con la nostra rassegnazione stiamo permettendo a questi gaglioffi di toglierci un futuro, di toglierci benessere. Stanno togliendo un cielo limpido, naturale, blu, pieno di nuvole ai bambini che stanno nascendo adesso e che non sapranno mai com'è un cielo naturale. E questo è solo quello che si vede, ma stanno facendo sì che la nostra atmosfera diventi un killer a tempo ritardato. Dovete sapere che l'uso di particolari additivi usati anche per gli aerei civili, e questo su l'egida dell'ONU e di altre e della NATO, questo particolato si trasforma anche in nanoparticolato che ha gli stessi effetti dell'amianto, per cui nei prossimi anni l'aumento di queste delle neuropatologie, ma anche delle patologie polmonari, aumenterà in maniera esorbitante e colpirà in maniera mortale anche soggetti giovani. In Francia uno studio che è stato eseguito e pubblicato poche settimane fa dimostra che l'Alzheimer è una malattia ormai senza controllo che interessa anche persone di giovane età, anche 15 e 16 anni di età, mentre prima era considerata una malattia della quarta età ed era molto rara. Perché l'Alzheimer? Perché l'alluminio disperso nei nostri cieli è neurotossico e provoca malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. La SLA per quale motivo viene? Viene per la dispersione dei sali di bario. Già Purdy lo denunciò, solo che lui purtroppo non poteva andare avanti nelle sue ricerche, nella sua diffusione della verità, perché morì per un tumore fulminante al cervello. Quindi siamo ad un punto di non ritorno. Io penso che bisogna che ognuno di noi si dia da fare nel tentativo di far andare avanti non solo la ricerca, ma anche a che queste operazioni continuino. Bene, io prendo fiato un pochettino e se Claudio è già pronto, se vuole possiamo mandare l'altro filmato che era in programma, che era dal titolo Il progetto Teller. Poi da lì mi riaggancerò anche alle esigenze militari, così spieghiamo perché i militari non vogliono assolutamente le piogge. Guardate questi aerei. È del tutto normale che essi non rilascino alcuna traccia visibile al loro passaggio, nessuna scia di condensazione. Questi sono filmati di soli pochi anni or sono. Le contrails sono un fenomeno molto raro, in quanto affinché esse si possano formare si deve verificare un mix di parametri fisico-atmosferici idonei, e cioè il velivolo deve sorvolare ad un'altitudine superiore agli 8000 metri, vi deve essere una temperatura inferiore ai 40 gradi centigradi sotto lo zero, deve sussistere un'umidità relativa vicina o superiore al 70%. Questi parametri, è bene evidenziarlo, devono coincidere. È acclarato che ad elevate quote l'umidità relativa è sempre molto bassa e spesso prossima allo 0%. Ciò chiarisce che le scie di condensazione comunemente non si formano alle nostre latitudini. Ma che cosa è cambiato da alcuni anni a questa parte? Per quale motivo ora
Quasi tutti gli aeroplani civili e militari rilasciano scie di tipo persistente e non persistente. Esse sembrano essere il frutto del fenomeno della condensazione e per tali le spacciano, ma sono invece il prodotto di aerosol chimico biologico deliberato. Assodato che la fisica dell'atmosfera non è cambiata, a cosa dobbiamo imputare questo nuovo ed inquietante fenomeno? Per quale motivo i nostri cieli oggi sono spesso velati, bianchicci, striati, privi di formazioni nuvolose naturali? Dov'è finito il nostro cielo blu? E dove sono finite le nubi da bel tempo delle giornate di alta pressione? Curioso è notare come i cieli non deturpati si possano ora ammirare solo in Siria ed in Libia. La conclusione è una sola. Quelle che vedete non sono scie di condensazione, così come istituzioni, media di regime e disinformazione istituzionalizzata vogliono farvi credere, ma sono il risultato di scellerate operazioni di aerosol clandestine, operazioni nelle quali sono coinvolte sia le compagnie di volo commerciali, sia l'aeronautica militare. Per quanto riguarda i voli commerciali, ciò è dovuto all'aggiunta di speciali additivi nei carburanti, come ad esempio lo Stadis 450. Ribadiamo che se fossero in uso i carburanti di solo una quindicina di anni fa, nessun aereo rilascerebbe scie di alcun tipo ed i nostri cieli sarebbero ancora quelli di un tempo. Questo programma di geoingegneria prevede la diffusione di nanoparticolato di metalli elettroconduttivi e di polimeri e rientra in un progetto globale nascosto da segreto militare e per il quale cooperano governi ed istituzioni, mentre a pagare, sia in termini economici, sia in termini di salute umana, siamo noi cittadini, trattati alla stregua di cavie da laboratorio. Vi piace vivere e morire come topi? Chi vuole un futuro esca dal sonno e chieda verità e giustizia. È giunta l'ora di chiedere il conto ai nostri aguzzini. Allora, mi riaggancio un attimo al discorso anticipato nel video di prima, dove si parlava delle esigenze militari e dove si faceva cenno al progetto RFMP e sottoprogetto VTRPE. Di cosa si tratta? Si tratta di uno studio che fu iniziato da un'equipe di tecnici e ingegneri elettronici. Tra questi Davide Cervia, che era un tecnico elettronico militare italiano di Sanremo, dove abito io adesso, e che un bel giorno è sparito, non per sua iniziativa ma perché è stato rapito. E questo Davide Cervia si occupava proprio di quel progetto che la disinformazione nega, del quale la disinformazione nega anche l'esistenza, ma su questo progetto, come anche su altre esigenze legate ai segnali radar e satellitari, si basano quelle tecnologie che oggi, è vero, vengono sfruttate anche dai civili, tanto per dirne una,
Bill Gates è uno tra i finanziatori della geoingegneria, quindi non comprate niente da Bill Gates, neanche una videocamera. E, mentre i militari sono artefici di queste procedure che prevedono la dispersione di metalli elettroconduttivi e di igroscopici, quali sali di bario e trimetilalluminio, proprio perché nell'ambito di questa tecnologia radar, detta appunto progetto RFMP, sono fondamentali in quanto permettono la propagazione con maggiore facilità dei segnali radar anche in bassa frequenza e oltre la curvatura terrestre, sfruttando sempre ARP, cioè la comunicazione tra i vari aerei sommergibili, attrezzature di terra semoventi e compagnia bella, tutte queste operazioni con una possibilità di interfacciarsi in modalità tridimensionale attraverso schermi e attraverso apparecchiature predisposte tipo quelle adesso presenti sugli AWACS. Queste tecnologie permettono la trasmissione di segnali tanto da facilitare addirittura il remote controlling dei droni anche oltre la curvatura terrestre, quindi non è più necessario avere una portata massima, cioè non c'è più il limite della portata massima per un drone, perché questo drone può essere seguito costantemente tramite segnali inviati verso la ionosfera e trasferiti poi alle varie strutture di terra e anche aeromobili, ai droni, attraverso questi canali elettroconduttivi artificiali che vengono creati proprio con la dispersione di nanoparticolato in bassa, media ed alta atmosfera. Ecco spiegato il motivo principale per cui ci fumigano, come dicono gli spagnoli, tutti i santissimi giorni e tutte le notti. Avrete poi notato che durante la sera e nella notte spesso si sente un odore strano di concime o di insetticida, e questo è dovuto alla dispersione anche alla produzione dovuta al passaggio di aerei a bassa quota di biossido di zolfo da un lato e etilene di bromuro dall'altro, che è uno degli additivi principali usato per gli aerei militari, nonostante questo sia stato vietato dall'EPA in quanto accertatamente cancerogeno. Eppure nel JP8, cioè il carburante per aerei militari, viene ancora usato l'etilene di bromuro, che poi, ricadendo al suolo, alla sera forma una nebbiolina che è ben visibile sotto i lampioni della strada e si sente anche ad olfatto perché ha il classico odore dell'insetticida. E, d'altro canto, il biossido di zolfo ha l'effetto contrario a quello che i geoingegneri sbandierano, cioè loro dicono: useremo nanoparticolato di metalli per creare uno specchio e proteggere la terra dall'innalzamento delle temperature, quando invece loro disperdono questo nanoparticolato a diverse quote e anche soprattutto a bassa quota, e giacché il biossido di zolfo ma anche l'esafluoruro di zolfo sono elementi diffusi e diffusi con gli aerei e sono elementi ad altissimo effetto serra, è chiaro che l'escursione termica non c'è più, è chiaro che le temperature continuano ad aumentare. Poi arrivano i nostri meteorologi che ci dicono: ah, oggi, domani arriva Caronte, domani arriva Lucifero, domani arriva Pinco Pallino, ogni volta danno un nome nuovo a un anticiclone che, poveraccio, a volte non c'è e a volte ha una responsabilità minima, perché a livello globale il clima non può cambiare nell'arco di pochi anni, e non è un caso se l'altra estate torrida risale al 2003, quando vi fu la firma tra Italia e Stati Uniti, che venne appunto stilata e redatta su un documento che si chiamava Piano Dettagliato, adesso lo leggo così lo dico esatto, vediamo un po', si chiamava Piano Dettagliato Accordo Italia-USA sul clima,
come descritto anche nei vari documentari che avrete visto, compreso quello che abbiamo mandato in onda stasera, a pagina 38 si leggono quei programmi di simulazione di eventi estremi, quindi alluvioni, ma anche periodi di lunga siccità, per stimolare la vegetazione e vedere l'effetto che fa. Ed è quello che stanno facendo, ma non lo fanno per vedere l'effetto che fa, lo fanno perché devono danneggiare le coltivazioni, perché in Italia specialmente gli OGM non li vogliamo, quindi se noi non li abbiamo fatti entrare dalla porta, loro ce li fanno entrare dalla finestra, forzosamente, perché le piantagioni vengono danneggiate per la siccità, ma anche per la presenza massiccia di alluminio nel terreno. Come mai la Monsanto l'anno scorso ha brevettato una semente resistente alla siccità? E come mai la Monsanto, sempre l'anno scorso, ha brevettato una semente resistente? Qualcuno come, che ne so, Paolo Toselli del CICAP o altri agenti del CICAP, che diciamo l'alluminio è presente nel terreno. Sì, ma non è presente nei quantitativi esponenziali che si trovano nelle analisi del suolo, ma anche della pioggia, dell'acqua piovana, ma anche delle piante, nelle zone sottoposte ad irrorazione, come succede anche per il manganese, per il bario, per il carbonato di calcio, per lo stronzio. C'è un'altra cosa allarmante e grave che avvantaggia anche i militari, è che il bario decadendo diventa cesio radioattivo, e al contrario il cesio radioattivo decadendo diventa bario. Quindi le esplosioni nucleari, come anche la dispersione di bario, servono per scopi militari, questo è chiaro. Non è una casualità se il bario decade in cesio, perché e viceversa. Questi elementi servono ai militari, perché ormai le tecnologie radar e satellitari che funzionano nel range delle microonde, in banda KA di ultima generazione, hanno estremamente difficoltà a funzionare correttamente con un'atmosfera umida e con delle nuvole. Le nuvole che ci fanno? Danno fastidio, eliminiamole. Allora lì entra in gioco poi l'interesse economico dei civili, di quelli che fanno investimento in borsa e hanno acquistato derrate alimentari negli anni passati, e che adesso che le derrate alimentari aumentano di prezzo guadagneranno nel vendere. E quindi è chiaro che qui ci sono degli interessi in gioco notevoli, e che questi personaggi che stanno dietro la politica e che stanno dietro ai militari e che gestiscono la disinformazione in Italia e che la pagano, e che gestiscono la magistratura che ordisce indagini su misura per mettere a tacere personaggi scomodi come il sottoscritto, questi interessi sono talmente tanti e talmente incrociati gli uni con gli altri, c'è un tanto giro di milioni di dollari e di euro in ballo, che chiaramente per tutti, anche per le ARPA, questo non è un fenomeno esistente, si tratta di una, come dice attivissimo del CICAP, sempre bufala. Sì, è una bufala, come no. Allora, tra qualche anno vedremo. Quindi, per tornare al discorso del progetto RFMP, io direi che, tanto per avere una cognizione di causa di quello che vi ho detto, e quindi per concludere il discorso del progetto RFMP, io direi a Claudio, se per cortesia lo ha già pronto, ma penso di sì perché ci eravamo già accordati, direi di mandare in riproduzione il video, il progetto RFMP. Da lì possiamo vedere come è possibile attrezzare gli AWACS sfruttando il bario in atmosfera. Giuseppe? Sì, mi senti? Sì, sì, ti sentiamo perfettamente. Ecco, e momentaneamente non ho la webcam, non so se si può fare lo stesso, magari... Sì, sì, vai pure, ti sentiamo perfettamente. Ok, ok. Allora, Rosario, buonasera. Grazie per la domanda a cui risponderai. Devo confessarti subito che sono molto turbato da questi argomenti, quindi penso che non sono il solo. Riesci a sentirmi? Sì, ti sento. Per evitare l'eco, okay. Ho tolto il microfono. Ok, così ti ascolto, ottimo, poi, ottimo. D'accordo? Ok, ottimo. Come ti dicevo, sono molto turbato.
turbato da questo argomento, è già un po' che in realtà se ne parla, e tu non sei l'unico, ci diamo del tuo, sì, stiamo un po' più comodi tutti, e tu non sei l'unico a parlare di questo argomento, l'ho sentito da altre fonti. Stasera ho sentito molto di più, con, in maniera diciamo abbastanza approfondita, con dei dettagli tecnici importanti. Forse è il caso che magari ristacchi il microfono se ti va, perché sento l'eco. Ecco, perfetto, così sto benissimo, fantastico, grazie. Quindi ti dicevo, stasera ho avuto modo di capire un pochettino dei dettagli che altrimenti, quindi ti ringrazio molto. La domanda però che sorge spontanea, come diceva un signore qualche tempo fa, è: ma queste persone non stanno un po' sputando in cielo? E questo sputo, scusate se il paragone può sembrare un po', ma visto che parliamo di cose sporche, forse uno sputo è meno sporco di tutto quello che abbiamo menzionato. Non è un po' come se questa gente che lavora a questi progetti mostruosi un po' si stesse sputando in faccia da sé, perché è chiaro che loro vivono in questo mondo, respirano la nostra stessa aria, avranno figli, parenti, amici un po' disseminati, quindi questo mi incuriosisce. Non che tutto questo non sia credibile, anzi assolutamente, io credo che sia abbastanza, tutto questo sia abbastanza credibile e lo giudico fondato, anche se voglio approfondire, voglio sentire anche altre voci, è giusto secondo me, anche se dall'altra parte ci sono persone come le hai definite tu, come con quel termine speciale, come persone che tentano di camuffare. Esattamente, negazionisti. Secondo me è giusto anche da parte nostra, perché ecco, tu sicuramente vivi questa cosa in maniera un po' diversa da come chi ti ascolta in questo momento la vive, quindi chi ti sta ascoltando poi vuole anche capire questa gente sicuramente diabolica, che scuse adduce, che sono davvero credibili? Quello che tu dici adesso mi sembra molto, molto, molto credibile. L'unica cosa che non mi quadra è questa, ecco. Non so se sono riuscito a spiegarmi chiaramente. Queste persone, in qualche modo, non arrecano danno a loro stesse e anche a loro parenti, a loro vicini, a loro amici, eccetera, eccetera, inquinando in questa maniera, distruggendo l'atmosfera, il mondo in questa maniera. Ah, guarda, nello specifico, allorquando i maggiori esponenti dei progetti di geoingegneria hanno dovuto rispondere a una domanda precisa di coloro che seguivano queste conferenze, nelle quali loro presentano dei progetti di geoingegneria che, ci tengo a ricordare, loro li presentano come progetti, ma in realtà sono tuttora in fase di realizzazione quotidiana da diversi anni. Come dire, faccio l'esempio del marito che torna a casa e dice: cara, sai, ho visto una bella auto nel concessionario, mi verrebbe di comprarla, tu cosa ne pensi? E cerca di tastare le opinioni della moglie, che potrebbe essere contraria o favorevole. Fatto è che questo marito l'auto l'ha già comprata e spera in una risposta positiva da parte della moglie, però l'ha già comprata l'automobile. E loro, questi personaggi, che hanno degli interessi economici notevoli, perché sono tutti collegati all'IPCC, al discorso di Al Gore con il fantomatico cambiamento climatico dovuto a CO2, che anche è una balla logicamente colossale, non lo dico io ma lo dicono diversi scienziati nel mondo, loro cosa fanno? Ti presentano queste cose come progetti e poi invece in realtà le stanno applicando. Nel momento in cui a loro è stata posta la domanda: avete eseguito degli studi sugli effetti negativi sui biosistemi e per la popolazione, disperdendo nanoparticolato di metalli, vetro e altre amenità di questo tipo? Candidamente,
questi ricercatori hanno detto: non abbiamo valutato questa questione, per ora non ce ne siamo interessati. Quindi questa è la prima risposta. Se poi vuoi la verifica, basta andare a cercare in giro la presentazione di questi progetti di geoingegneria, c'è il tizio magro che risponde alla domanda del pubblico in questa maniera. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, le cosiddette democrazie occidentali escono dalle macerie di Hiroshima e Nagasaki. Sia i militari che hanno buttato le bombe, sia i militari che hanno costruito quelle bombe, sia i politici che le hanno fatte lanciare, sia i giornalisti che hanno dato spazio alle ricerche sul nucleare, nessuno di questi personaggi si è mai posto dei problemi sulla sofferenza immane che hanno provocato nel momento delle esplosioni e negli anni successivi alle vittime delle esplosioni nucleari, né si sono posti mai il problema delle decine di esplosioni nucleari in atmosfera che sono state eseguite per tutti gli anni 50 fino alla metà degli anni 70, fino a quando non sono state vietate. Ricordo che anche la modifica climatica è vietata da una convenzione, da un accordo del 1976, per cui questi comunque fanno progetti di geoingegneria, ma sono progetti illegali, di modifica del clima illegale. Nessuno di questi scienziati, politici, dottori, filosofi si è mai preoccupato del fatto che queste radiazioni continuano ancora adesso a girare intorno alla Terra e a far ammalare gente di tiroide, tanto per dirne una, perché le malattie alla tiroide, che poi deve essere asportata nella maggior parte dei casi, da che cosa vengono? Dalle radiazioni nucleari. Le radiazioni nucleari da che cosa vengono? Chi le ha fatte esplodere le bombe? Loro, i politici, gli scienziati, i militari. Quindi adesso il problema si ripete, ma si ripete per noi e non per loro. Poi voglio anche fare un esempio: Kissinger, non so quanti anni avrà, non li conto più, avrà 90 anni, non ha mai un raffreddore. Napolitano ha risposto alla Luigina Marchese, un attivista che ha chiesto sulle operazioni della sua clandestina, e ha detto: io non ci posso fare niente, sono cose che sono soggette a disposizioni militari e a leggi, per cui adesso io giro la domanda all'aeronautica militare, arrivederci, tara luce e vino, grazie, buonasera. Ha 90 anni, 89, quanti ne ha, anche lui è in salute. Si vede che queste persone staranno meglio per qualche motivo. Non è neanche un caso se Monti è andato in ferie in Svizzera e nel paesino dove c'era lui i cieli erano azzurri con i cumuli, invece da noi erano bianchi. Caso vuole che anche quando l'ex presidente Bush Junior andava nella sua riserva in vacanza, una settimana prima gli aerei smettevano di sciare su quella zona e riprendevano appena lui se ne andava. Stessa cosa vale per il Papa, che quando venne a Sanremo, l'unica giornata che ricordo di irrorazioni zero fu quando il Papa arrivò nella provincia di Imperia. Ma guarda un po' che strano. Quindi queste sono domande lecite, ma purtroppo le risposte sono reali e non sono concrete. Ci vuole niente per constatare che evidentemente questi non si fanno nessun problema né morale né di qualsiasi altro tipo. Ok, ascolta, adesso c'è in lista Paolo, che passerò il microfono a lui. Ecco, Paolo, devi accettare la richiesta del microfono. Vediamo se arriva. Se non vedo apparire il microfono. Eccolo qua. Paolo, ci sei? Paolo, ci sei? Paolo? Paolo? Ecco, voglio precisare che l'accordo che vieta la geoingegneria è stato firmato nel 1977, Convenzione di Ginevra, 1977. Cosa possiamo fare per difenderci? Adesso mi devi rispondere a questa domanda che un po' racchiude come senso tutte le altre. Certamente. Vabbè, questa è la domanda che viene fatta sempre, perché giustamente... come si dice a Roma, ci stanno ad ammazzano. È così. L'inalazione e l'ingestione di nanoparticolato metallico e di polimeri
magari poi potremo concludere con il documentario le patologie correlate alle scie chimiche, induce una serie di patologie che sono in primis quelle che comunque si possono avvertire prima, all'inizio, sono le patologie respiratorie, delle prime vie respiratorie, quindi parlavo prima di bronchiolite costrittiva, di fenomeni di allergie inconsuete, magari in soggetti che non avevano mai sofferto, e asma e via dicendo, con appunto problemi che possono essere tali da portare al decesso del soggetto. Questa è la prima fase, è quella respiratoria, e chiaramente non è che ci siano tante difese, perché il nanoparticolato è, si parla di PM1, PM2, non viene tantomeno ad essere impedita l'inalazione nemmeno con le mascherine, ci vorrebbero delle maschere ai carboni, ma poi è improponibile andare in giro in quelle condizioni, no? Quindi per questo motivo noi siamo costretti questa roba ad inalarla. Quindi la protezione è a valle delle vie respiratorie, purtroppo, perché questo nanoparticolato entra attraverso il sistema linfatico e attraverso la respirazione, entra nel sistema sanguigno e quindi va agli organi e va a interessare il cervello, il fegato, da qui i linfomi, ed altri organi. Quindi, siccome il sistema immunitario non è in grado di eliminare e tantomeno di intercettare adeguatamente questo tipo di pericolo, di questo nemico del nostro organismo, dobbiamo fare in modo che qualche cosa ci possa venire in aiuto. In questo caso si parla delle classiche sostanze chelanti, che possono essere prodotti di sintesi chimica, come anche prodotti naturali, come per esempio la zeolite, l'alga spirulina, l'alga clamat e il coriandolo, che sono tutte prodotti naturali, che tra l'altro il Codex Alimentarius, sempre la Comunità Europea che ci viene in aiuto, guarda caso, sta vietando. L'ultimo accordo c'è stato poche settimane fa. Quindi finché si trovano questi prodotti in erboristeria attraverso le vie di vendita tradizionale, bisogna cercare, seguiti logicamente da un medico, di assumere questi prodotti, che essendo principalmente, appunto, hanno la caratteristica di essere aggreganti, aggregano i metalli e ci aiutano il nostro organismo a eliminarli attraverso le urine e le feci. Contestualmente è chiaro che bisogna anche avere un'alimentazione corretta, bisogna bere molta acqua, e nel caso dell'acqua, già che le acque potabili sono contaminate da arsenico, bario, alluminio, manganese, stronzio, litio, uranio, cesio, il litio poi è contenuto nelle batterie di ultima generazione, quindi non si capisce come fa a restare nelle acque. Quindi sia le acque naturali della bottiglia, quelle imbottigliate, sia quelle potabili sono estremamente tossiche, per cui bisogna depurarle in qualche modo, estrarne i metalli, far sì che l'acqua che beviamo non ci intossichi ulteriormente. Molti acquedotti sono, nonostante siano completamente le loro acque completamente inquinate da questi prodotti, non vengono chiusi, perché sennò non si saprebbe più come fornire di acqua cosiddetta potabile alla popolazione. Quindi le ARPA di solito fanno la segnalazione, poi tutto viene messo a tacere e quindi finisce tutto a tarallucce e vino nell'arco di poche settimane. Ti dicono che il problema è stato risolto, che le acque non sono più inquinate, poi andatele a analizzare, vedete quello che trovate. Quindi per depurare l'acqua chiaramente ci vogliono i filtri a osmosi inversa, quelli che si montano sotto al rubinetto in genere, oppure queste famose caraffe, che sono state tanto boicottate perché chiaramente hanno danneggiato gli affari ai venditori di acqua naturale, delle caraffe che permettono, attraverso dei filtri ai carboni attivi particolari su brevetto, di eliminare la maggior parte delle sostanze tossiche e dei metalli. Quindi l'acqua che beviamo dobbiamo in qualche modo depurarla. Certamente bisogna lavare bene la frutta e la verdura, possibilmente col bicarbonato, abbondantemente con acqua,
un'altra via di contaminazione sono gli animali da pascolo, quindi nutrirsi di carne, ovviamente oltre che a rendere acido l'organismo e quindi renderlo più assoggettato alla insorgenza di tumori, attraverso la catena alimentare si assumono altri metalli. Tempo fa mi avevano mandato le analisi di un agnello, mi pare, che pur essendo appunto molto piccolo, aveva poche settimane, era già imbottito il suo organismo di metalli pesanti quali alluminio, bario, manganese, gli stessi che denunciava Purdey, che poi dopo diversi incidenti, incendi strani di casa sua e compagnia bella, un giorno rimase bloccato nella sua auto che non si apriva più e non, il motore non partiva, e poche settimane dopo morì di tumore al cervello. Faccio notare anche che di fronte a casa nostra fu installato un amplificatore di microonde e che anche nostro padre è morto purtroppo l'anno scorso di un tumore al cervello dovuto proprio all'emissione di onde elettromagnetiche. Quindi bisogna proteggersi, ma è chiaro che è un terno all'otto. Oggi forse penso sia più facile vincere la Superenalotto che sconfiggere la minaccia che incombe attraverso la geoingegneria clandestina, illegale, militare, quotidiana. Ho visto una videoconferenza americana in cui si collegano le scie chimiche con la nanotecnologia. Sembra ci siano globuli rossi sintetici nelle scie chimiche, probabilmente finalizzate all'assimilizzazione del corpo umano per cambiare il nostro DNA e renderci in grado di accettare sostanze metalliche nel corpo. Diventeremo tutti conduttori elettrici e quindi controllabili nei nostri stati d'animo con le radiofrequenze? Questa è la domanda. Se l'hai capita, se no te la rilego. Allora è chiarissima. È tutto vero. La Sofia Smallstorm ha relazionato recentemente in una conferenza molto approfondita, piena di spunti e piena di riferimenti scientifici e analisi che sono state svolte anche a suo tempo dal ricercatore indipendente Clifford Carnicom e da Scott Stevens e altri ricercatori. Questo tipo di nanotecnologia viene dispersa, almeno stando al documento On in the Weather, che è un documento stilato nel 1995, almeno dal 1995. Dallo studio dei grafici di questo documento della Marina Militare statunitense risulta evidente che le sperimentazioni per la dispersione di nanotecnologie e quindi di famosa Smart Dust o MEMS, dette anche Micro Electromechanical Sensors, è una tecnologia che va avanti da diversi anni, che è in sviluppo velocissimo, tant'è che già qualche anno fa la meteorologia aveva in molte circostanze sostituito le radiosonde con questi nanosensori che comunicano attraverso la wireless sul protocollo 811G. Non è un caso che questi ponti wireless siano resi disponibili un po' in tutte le situazioni, proprio perché servono ai militari, per quello a noi ce li danno gratis. Queste nanotecnologie chiaramente servono anche non solo per studi meteorologici, quindi in sostituzione delle radiosonde, ma servono anche per spiare la popolazione, e le prime applicazioni belliche si sono avute nel 2003, laddove questi MEMS vennero rilasciati da aerei sopra le truppe irachene, le quali non erano più nella possibilità di potersi nascondere, perché attraverso questa Smart Dust che avevano inalato erano ormai diventati tanti puntini su degli schermi elettronici. Questo non lo dico io, ma era nei notiziari statunitensi dell'epoca, sui quali abbiamo anche riportato nel documentario L'Aeronautica ti vuole Love, ricavato da una traduzione della ricerca della giornalista scientifica Caroline Williams Pellitt, la quale ha fatto le pulci al documento Dominare il clima entro il 2025, nel quale si parla di queste nanotecnologie.
Il problema è che, siccome in questo ambito, come dicevo prima, gli interessi sono diventati enormi e quindi vi entrano dentro anche gli studi di biotecnologie, non solo privati e civili, ma anche militari, siamo di fronte a dei progetti che in pratica possono usare gli esseri viventi come delle cavie, come dei topi. D'altronde i precedenti sono a decine, già negli anni 50 nella metropolitana di San Francisco fu diffuso un agente patogeno per vedere quanto tempo ci avrebbe messo a contagiare la popolazione. Molte persone in quel contesto morirono ed era una città statunitense e l'esperimento fu fatto dai militari statunitensi sull'egida del governo statunitense dell'epoca. Ci sono state altre sperimentazioni che sono durate oltre 20 anni in Gran Bretagna su ammissione dell'ex ministro della difesa britannico. Diverse zone della Gran Bretagna furono sottoposte ad aerosol tramite aerei di sostanze chimiche tossiche, cancerogene, estremamente letali, nell'ambito di studi volti a verificare quanto tempo ci avrebbero messo queste sostanze chimiche a invadere l'atmosfera e a contagiare le persone e quante persone avrebbero potuto sopravvivere. Recentemente ci sono stati anche episodi di pioggia rossa in India, laddove sono stati trovati dei globuli rossi senza nucleo. Ci sono stati degli episodi negli anni sul finire degli anni 80 nello stato di Washington, precisamente nella città di Oakville, dove aerei militari rilasciavano scie chimiche e dove la gente si ammalava. Ci sono stati episodi ad Alma di Tagge a Sanremo, dove i pronto soccorso sono rimasti super affollati da persone che accusavano crisi respiratorie, vomito, diarrea ed altre cose, dopo un fenomeno di aerosol chimico pare nel 2007. Quindi i precedenti sono tantissimi. Ho disabilitato il mio altoparlante perché vedo che c'era un ritorno di Larsen. I precedenti sono tanti, per cui non c'è da stupirsi se oggi come oggi le attività di aerosol vengono sfruttate anche nell'ambito di studi sulle nanotecnologie e sulla modifica del DNA e dell'RNA umano. Il bario, tra l'altro, è un innesco per la modifica dell'RNA. Scusa, ma forse mi deve dare ferma Paolo se ha ancora intenzione di parlare, perché ho visto che ha acceso il microfono e quindi volevo da lui in chat solo se mi poteva dare un check. Paolo, puoi parlare? Puoi parlare? Sì, mi sentite? Sì, perfetto. Sì, perfetto. Oh, grazie, buonasera. Buonasera Rosario, sono Paolo, ricordi? Ciao. Sento Rosario. Ciao. Ah, ecco, adesso sì. Buonasera, come va? Pronto? Guarda, io sono costretto a tenere disabilitato il microfono, altrimenti entriamo in Larsen. Va abbastanza bene. Ancora con la domanda. Sì, l'ho anche scritto in chat. La domanda era questa. Tu sai che io vivo a Roma e da diversi giorni sentiamo un forte odore di zolfo sull'andare del crepuscolo, praticamente, con formazione di nebbioline intorno ai lampioni, come dicevi poc'anzi, hai spiegato anche, hai illustrato molto bene il fenomeno. La domanda era come a quale anche già hai risposto, peraltro, ascoltandoti, la difesa che si può opporre a questa situazione che sta diventando veramente insostenibile, cioè è quasi impossibile vivere senza avere nell'aria odore talmente fastidioso. Se ti avvicini in campagna da queste parti è veramente impossibile da vivere tranquillamente. Cioè, c'è come una cappa che ti impedisce di respirare.
Ecco, questa era la domanda, se tu avevi risorse oltre alla zeolite o altra soluzione, come dire. Ti ringrazio. Ok, va bene, ciao, Guarda, grazie, la ciao, grazie. situazione è complicata. Intanto, da un lato, mi compiaccio nel constatare che ci sono altri testimoni che possono verificare quanto io ho detto, altrimenti poteva sembrare semplice fantasia complottistica, tra virgolette. In effetti, la produzione di biossido di zolfo è una delle componenti principali della combustione dei jet aeronautici. C'è un fatto conclamato che, giacché questi aerei volano a bassissima quota, quindi tante volte, specialmente la notte, a non più di 1500 metri di quota, è chiaro che il composto di ricaduta, i composti di ricaduta, che sono gli avanzi, diciamo così, della combustione di questi velivoli, ricadono solo molto velocemente e formano queste nebbie. E laddove anche non fosse volutamente diffuso il biossido di zolfo, è uno dei composti chimici che sono il risultato della combustione. Non è un caso se le temperature continuano ad aumentare, perché il biossido di zolfo è un gas a effetto serra che la CO2 gli fa il solletico. Purtroppo sono sostanze tossiche che con il calore diventano acido solforico. Il biossido di zolfo, con l'umidità atmosferica, in reazione chimica con i composti della umidità atmosferica, diventa acido solforico, quindi chiaramente le vie respiratorie ne subiscono dei danni non da poco. Più che andare a prendere per il collo questi soggetti, non c'è da fare, cioè altre difese non ce ne sono. L'unica cosa, bisognerebbe prendere i giornalisti che non ne parlano e strozzarli, bisognerebbe prendere i militari e i meteorologi che continuano a dire che le temperature aumentano per via degli anticicloni spesso inesistenti, bisognerebbe prenderli per il collo, o magari appenderli come avevano appeso Mussolini. Il problema è che fin tanto che noi continuiamo a tacere e a dire purtroppo non si può fare niente, non posso neanche scrivere una lettera di improperi a questa gente, allora continueremo a subire. Come dice Murphy, siamo noi che li facciamo sciare. Quindi noi dobbiamo darci da fare tutti. Io faccio delle conferenze laddove posso, le ho sempre fatte gratis, perché i disinformatori dicono che mi faccio pagare. Anche le presenze in TV che ho avuto la fortuna di avere, le ho fatte gratuitamente, ma le faccio proprio perché altre persone devono sapere, ma a loro volta le altre persone che vengono a conoscenza di questi fenomeni devono informare altre. È il solito discorso della centesima scimmia, no? Se molte persone cominciano a essere consapevoli di un problema, questo problema poi diventa di difficile gestione da parte del regime sotto il quale stiamo, che permette che tutto ciò accada e anzi lo gestisce e lo finanzia attraverso fondi Eccomi qua. neri. Claudio, se poi terminiamo col documentario chimiche e le patologie correlate, così lì si Non c'è parla anche di problema, sì, nanotecnologie, di morbo certo. di Morgellons, così concludiamo in bellezza, anche comunque concludendo e ribadendo il concetto che da parte nostra, cioè di cittadini che pagano le tasse, che sono vessati giorno dopo giorno, che vivono spesso nelle difficoltà, vuoi perché magari il lavoro non va bene, vuoi perché magari il lavoro c'è ma le tasse sono tante, non bisogna avere un atteggiamento remissivo, passivo e così rassegnato. Bisogna reagire, cioè le difese per l'organismo va bene, ma non possiamo dire ok, ci stanno avvelenando giorno dopo giorno, pazienza, tanto io non posso fare niente. Ognuno di noi può fare qualcosa, protestando, muovendo delle domande scomode alle persone che contano, cercando contatti attraverso amici e conoscenti che magari possono avere qualche informazione in più. E quindi è tutto questo. Bisogna essere attivi, non bisogna essere rassegnati, altrimenti è finita. Ah, ecco, una domanda al volo sui recenti incendi. Possono essere stati provocati dalle onde elettromagnetiche? Ecco, poi dopo intanto preparo il video.
Allora, noi gli incendi li abbiamo previsti con un anticipo di 10 giorni circa. Diciamo che gli incendi fanno parte del progetto, perché intanto la diffusione di biossido di zolfo, come afferma la stessa agronoma Peterson, sono la principale causa dell'autocombustione e degli incendi dei boschi, perché questo zolfo di ricaduta ovviamente si deposita sul fogliame e sugli alberi, sui tronchi e sull'erba, diciamo, del basso bosco, e quindi basta un niente, anche elevate temperature come quelle di questi giorni, tant'è non è che mai vi hanno fatto un nome e cognome di un piromane, dicono sempre che è stato preso un piromane tal dei tali, poi inquadrano la zona che è impraticabile, quindi su quella zona non ci può entrare nessuno. Oltretutto ci sono dei testimoni, non solo quest'anno ma anche negli anni passati, che parlano di fuoco appiccato da persone in divisa, e questo è molto grave, però non è casuale nel contesto delle decisioni del governo dei giorni scorsi, che ha ridotto del 60% la dotazione di Canadair e ha previsto l'abolizione dell'intervento degli elicotteri, che in talune fasi sono gli unici velivoli che possono spegnere incendi in zone dove gli aerei non possono fare la cabrata in mezzo alla collina o in mezzo magari agli elettrodotti. Quindi c'è tutta una catena di azioni dolose da parte di entità governative o paragovernative che sono votate in maniera proprio demoniaca alla distruzione dei biosistemi. E come dice una ricercatrice negli Stati Uniti, ormai assistiamo a una geoingegnerizzazione, a una modifica genetica, biotecnologica di tutti i nostri biosistemi. Partiamo col video allora, Rosario, ok? Ok. Quali sono le malattie che si possono correlare alle scie chimiche? È noto che le chemtrails contengono elementi chimici e biologici dannosi. È quindi possibile collegare il massiccio spargimento di vari veleni nell'ambiente sia all'insorgenza di nuove patologie sia all'incremento di malattie un tempo meno diffuse. Una sindrome causata dalle scie chimiche è il Morgellons, un terribile morbo che si manifesta con fibre di materiali sintetici che fuoriescono dalla pelle. Questi filamenti, contenuti nelle scie chimiche, al loro interno ospitano nanostrumenti in grado di replicare il DNA di insetti, virus, parassiti con cui vengono a contatto. Ecco perché la malattia insorge di solito in seguito alla puntura di un insetto. Il Morgellons, caratterizzato da un prurito insopportabile, provoca un grave deperimento dell'organismo. La connessione tra scie chimiche e Morgellons è stata appurata da vari medici, tra cui la dottoressa Hildegard Staninger, il dottor Michael Castle, il dottor Edward Spencer, il dottor Carrier. Others experiencing the same misery, a brain fog of sorts, problems concentrating, the feeling of bugs crawling on and biting the skin, and painful itchy sores that produce mysterious red and blue fibers and black specks. Some have even reported finding parasites in their sores. Another name for the bugs that people see first are springtails. Gathered all the information and ran to it with the doctors, who refused to even look at it. So this is what people are pulling out of themselves, and the doctors are telling them that they're crazy. Poiché con le chemtrails sono sparsi vari metalli, l'alluminio, il bario, il piombo, eccetera, si diffondono sempre più malattie come il Parkinson e l'Alzheimer. La causa del Parkinson è probabilmente da ricercarsi nell'accumulo di metalli nell'encefalo. Anche il Parkinson, sebbene se ne sospetti un'origine genetica, è legato presumibilmente all'accumulo di metalli nel cervello. Il bario è un veleno che attacca soprattutto i muscoli, cuore compreso. Può essere all'origine di ictus, a loro volta legati alla fibrillazione atriale e all'infarto miocardico. Molte forme tumorali, ad esempio i linfomi, sono connesse all'uranio e all'etilene dibromide. Quest'ultimo è un insetticida ufficialmente bandito negli Stati Uniti. Se assorbito dall'organismo, può causare danni al sistema nervoso, edemi polmonari e sintomi quali dispnea, ansia, affanno, tosse. È molto irritante per le mucose e le vie respiratorie.
Il dottor Donald Scott ritiene che la fibromialgia, l'Alzheimer, la sclerosi multipla, l'encefalomielite mialgica o sindrome da affaticamento cronico, insieme con altre affezioni neurosistemiche, siano la conseguenza dell'aggressione del micoplasma, un batterio che è stato geneticamente modificato in vari laboratori canadesi e statunitensi e quindi sperimentato sulle popolazioni inconsapevoli. I micoplasmi sono stati e vengono sparsi, ricorda Scott, soprattutto con gli aerei. Lo studioso Tom Montalk ha individuato nelle chemtrails vari batteri, lo Pseudomonas euruginosa, Enterobacteri e la Serratia mercescens. Lo Pseudomonas euruginosa è un batterio che è stato modificato geneticamente da aziende come la Pathogenesis. Se inalato può provocare immunodepressione e danni alle cellule in cui si insedia come ospite. Gli enterobatteri sono microorganismi comprendenti l'enterobatterio coli, la salmonella e la klebsiella, responsabile della polmonite. La Serratia marcescens è un patogeno molto pericoloso che determina l'insorgenza della polmonite. Questo batterio, come emerge da documenti declassificati, fu sperimentato nel 1950 sulla popolazione, ovviamente inconsapevole, di San Francisco. Causò vari decessi. Un altro capitolo è costituito dalle patologie causate dalle intense e costanti emissioni elettromagnetiche, inquadrabili in un piano di potenziamento delle trasmissioni a fini militari. Il professor Lewis elenca le principali sintomatologie connesse all'irradiazione di onde elettromagnetiche. Queste si possono riassumere nei seguenti problemi: sintomi cutanei, pruriti, eritemi, allergie, del sistema nervoso, disturbi del sonno, ansia, cefalee, emicranie, sindromi depressive, del sistema muscolare, crampi, dolori muscolari, astenia, del sistema cardiovascolare, aritmie, disturbi della pressione arteriosa, ictus, del sistema ormonale e di quello immunitario, riduzione della sintesi della melatonina, alterazioni delle popolazioni linfocitarie, del sistema riproduttivo, aborti spontanei, del sistema acustico, tinniti, visivo, olfattivo, digestivo. L'esposizione alle radiazioni non ionizzanti è reputata da molti scienziati all'origine di neoplasie, soprattutto leucemie.